Siamo contenti che quest'anno la rievocazione torni nel suo splendore, grazie, dopo la pausa dovuta alla pandemia, al ritorno dei rievocatori, dei gruppi stranieri, internazionali. E avremo una sessantina di gruppi da 15 paesi diversi per un totale di 1.100 rievocatori e il 2, il 3 e il 4 settembre chi entra a Palmanova entra nella storia, rivive la storia del 1615, le guerre degli Uscocchi, quando la Serenissima si scontrò con gli Asburgo. E in questo contesto storico vengono rivissute battaglie, scene di vita civile e militare. La città si rianima in gran parte del centro storico, entro i tre borghi, la piazza, Porta Cividale che resterà chiusa per tutte e tre le giornate e fulcro di tutto questo sarà appunto l'accampamento di Via Vallaresso dove ci sarà l'ingresso. Beh, la rievocazione storica è un fatto importante per promuovere Palmanova, che è un sito UNESCO ed è uno degli aspetti culturali più importanti della regione. Quindi sono felice che il Ministero della Cultura, nella sua valorizzazione del tema delle rievocazioni storiche a livello nazionale, abbia premiato Palmanova. Vorrei però ricordare che il Ministero della Cultura non si limita a questo per quanto riguarda Palmanova, perché ha erogato anche finanziamenti per il recupero dei bastioni. I numeri sono importanti, quindi ci aspettiamo anche un numero notevole di visitatori, nella speranza che il tempo sia clemente e che ci sia un grande afflusso di turisti che in questo momento sono sulle spiagge di Lignano, Bibbione e Grado. E ricordo che per accedere sia all'accampamento che alla visione delle battaglie è necessario munirsi di un biglietto di 5 euro che dura per tutta la giornata e dà l'accesso completo sia alle battaglie appunto che all'accampamento che alle varie attività didattiche che si svolgono al suo interno. E tra le novità di quest'anno direi di puntare soprattutto sulla polveriera Garzoni con le famiglie e i bambini, lì infatti sarà possibile fare dei laboratori didattici sulla carta e grazie all'Emporio Atestinum infatti ci saranno delle strumentazioni originali per la produzione della carta ma anche per la scrittura con i caratteri mobili. E quindi un'attrazione per i bambini che potranno poi tornare a casa con il loro foglio prodotto proprio a Palmanova durante la rievocazione. Così come si potrà tornare a casa con la nuova mappa, una mappa storica disegnata a mano da un artista ingaggiato dal gruppo storico Maurizio Faleschini, che ringraziamo per la sua maestria, ha restituito una visione di Palmanova quasi tridimensionale in questa però. In questo tratteggio a mano che emoziona perché ritorna, ci fa ritornare appunto all'atmosfera di quel tempo. Altre novità di quest'anno sono la presenza di uno speaker anche in inglese che così potrà dare supporto nella lettura degli avvenimenti principali anche ai numerosissimi turisti stranieri che solitamente vengono alla rievocazione, che speriamo tornino anche quest'anno proprio perché il turismo ha ripreso fortunatamente dopo la pausa pandemica e anche Palmanova ne sta beneficiando molto. Abbiamo tantissimi visitatori in questa estate 2022 che visitano la città e le fortificazioni. E a proposito di visite, ricordo che ci sono le visite guidate che vengono condotte appunto da guide esperte di Palmanova che accompagnano i visitatori alla scoperta anche dei bastioni, delle fortificazioni, del sistema difensivo rinascimentale, così come di quello napoleonico, e con la visita alle gallerie e per le famiglie anche la visita al labirinto del leone, alla scoperta del leone perduto, o meglio del leone ritrovato, uno dei pochi leoni integri che è sopravvissuto alla furia napoleonica.